Buonasera, buonasera. Procede d'uso gutro tu comprause sti di auto. Ricordiamo a tutta la popolazione che domani mattina faremo il presepe vivente, ore 8, mi raccomando. No, Don Gigi, mi scusi, ma il presepe vivente si fa nel periodo di Natale. Sì, ma signorine, burrinco si punta in giro a 8 anni. Sì, ma allora mi scusi, c'è anche il bue. Infatti, ricordiamo a tutti voi, la mattina quando escono di casa, salutare la moglie e inchinatevi davanti alla porta con una recina. Ci sono i muratori sempre contenti. Ah, le patatine. Mangiate, Don Gigi. No, ma non le porti via ai bambini. I bambini sono carini, i bambini. Belli. Le piacciono i bambini? Sì, mi raccomando, sì. Bambini, siete monelli, perché la mattina quando andate in chiesa non buttate mai tappi di gazzoso schiacciati nelle offerte delle candeline, non si fa. Sta dicendo che ci sono bambini che buttano i tappi di gazzoso, certo, nelle offerte per fare un rumore, trin trin trin, a lui si candela e Don Gigi spaccia. E non si fa, bambini, non si fa. Anche perché domenica Don Gigi ha scoperto chi erano i figli del Subanetteri, si chiede vesa Subaneri. Come ha fatto a scoprire? Erano tutta la messa ruta. Non faceva. Monelli, sono la gazzosa imbottigliata, buffava e poi ruttava. Dai, Don Gigi. Monella, anche lei, Monella. Ascolti, in parrocchia come va? In parrocchia tutto bene, abbiamo fatto le cresime l'altra mattina, tutti contenti, padrini, cresimandi e genitori. Cresimandi non pianta sola ad esinandare per aprire il regale. I padrini non pianta sola ad esinandare per usare, i genitori preoccupati che ti pianta pagare. Non dica queste cose, Don Gigi. Ecco, poi abbiamo chiuso la chiesa. Come l'abbiamo chiusa, la riapriamo a ottobre. Anzi, dopo il cresimo non passa da nemmeno. Ma per lavori? No, per ferie. Ma sta scherzando? No, l'abbiamo chiusa per ferie, signore. Ma non potete chiudere la chiesa tutta l'estate? L'abbiamo chiusa, signore. Ma scusi, ma il 15 agosto c'è l'assunta? Sì, ma il parrocchio è venuto tutto disoccupato. Se no, si fa dell'assunta. L'unica assunta, questa è una contessa. Ha detto una stupidaggine. Comunque, sinceramente, le apriamo anche perché dall'anno prossimo, ricordiamo a tutti i cresimani che l'anno prossimo le cresime non le faremo più in chiesa, si devono scrivere nella pagina Facebook della diocesi. Ma perché non le fate più in chiesa? Non la facciamo perché quest'anno, quando è venuto il Monsignore, sì, l'ultima curva per arrivare in parrocchia gli ha fatto male la macchina. Una caccia, è andato Rossani, ma il Monsignore ha sporcato tutta la talare, dottor Malloredo, Susatissimo, Campidanesu. Ma che schifo. Curugione, Togliastrini, di tutto aveva. Non faceva avvicinarsi Frago Modesto, non faceva rimanere lì vicino. I cresimandi per le hanno dato la faccia così, ma stavano per vomitare tutti. Don Gigi ha fatto la messa caccia anche Don Gigi, Zanno d'Ore. Quindi l'anno prossimo, per ovviare questo problema, i cresimandi si scrivono nella pagina Facebook della diocesi. Ho capito, ma come fate a cresimandi? Come fate? Loro scrivono una pregherina, Monsignore mi mette mi piace e fatta sentare cresimandi. È un metodo originale, certo. L'applauso, certo, ci vuole anche a te. Certo. Così. Sì. I ragazzini si risparmiano da sabbussinata e su Monsignore si agacciava. Dai, Don Gigi. E vivremmo felici e contenti. Però lo sa che adesso che lei sta parlando di Facebook, ho letto, Don Gigi, sì, su Facebook ci sono tantissimi bambini che ci chiedono come lei abbia preso i voti. Ma io, signorina, non mi sono mai candidato io. Come ha avuto la vocazione? Ah, come ha avuto la vocazione, sì. Don Gigi era una notte di luna come questa. Piena. No, a metà, come te la sindra. Era una notte come questa, il cielo era stellato, allora Don Gigi si era affacciato nel balcone di casa sua e davanti a questo splendore del creato si era inginocchiato. A pregare. No, si disegna giungasa.